Sapete una cosa? Avere gli occhi addosso per strada a bordo di una SUV compatta non mi capitava da un sacco di tempo. Mokka 2021 però è così, fa questo effetto. Sarà anche perché sulla carrozzeria convivono non uno, non due, ma ben tre colori. C'è chi apprezza questo abbinamento un po' audace e chi invece la vorrebbe di un solo colore. Anche perché il cofano nero è un optional da 300 euro. Nello stesso colore anche il tetto, ma si può avere anche rosso o bianco, è un'opzione gratuita. Lei è in allestimento GS Line Plus, un gradino in più sotto rispetto all'Ultimate, la top di gamma. Motore benzina più potente, cambio automatico 28.300 euro. Optional esclusi, ma che non sono poi così tanti. Diciamo che lei è nell'allestimento giusto se vi piace la personalizzazione un po' spinta, con dei dettagli rossi anche all'interno. Di serie ci sono i vetri posteriori oscurati e poi questi cerchi anche loro in tre colori. Audace! La Mokka l'ho conosciuta dal vivo qualche mese fa in occasione del lancio stampa. Trovate il video sul canale di Quattro Ruote. Lei per certi versi è una rivoluzione per questo marchio che, a parte qualche rara eccezione nella sua storia, diciamo pure francamente ha sempre puntato sull'essere piuttosto che apparire. Mokka 2.0 con le sue linee scolpite quasi sfacciate e per certi versi un manifesto di intenti. E infatti la gente si gira per capire di che auto si tratti. Rappresenta un prima e un dopo per Opel, una sorta di spartiacque tra quello che è stato e ciò che vedremo per i prossimi 10 anni. Bene, adesso distogliete per un attimo l'attenzione dal vento nei miei capelli e concentratevi sul nuovo frontale Opel, si chiama Visor e lo rivedremo per i prossimi 10 anni su tutti i nuovi modelli della casa tedesca. Comunque è cambiata tanto nelle dimensioni, più corta di 12 cm, più bassa addirittura di 13, finestratura bella compatta e poi questo posteriore, sfuggente, filante con questi fanali super minimal. E con l'abitabilità, come la mettiamo? E inevitabilmente qualcosa è andato perso, ma era un rischio calcolato. Prima di tutto 5 cm in altezza e poi ulteriori 6 nella distanza con il sedile anteriore rispetto al modello precedente. Ad ogni modo però due persone convivono abbastanza bene qui, anche perché gli schienali anteriori sono ben scavati e lasciano un certo agio alle ginocchia. I sedili sono molto comodi, mi piace la consistenza dell'imbottitura. Del resto Opel ha sempre avuto una fissa per la postura corretta, soprattutto di quelli anteriori. Ma a pagare di più lo scotto di queste dimensioni compatte è stato il bagagliaio, e non solo perché ha perso 58 litri rispetto alla vecchia Mokka, ma anche e soprattutto per il fatto che con i suoi 261 litri misurati dal centro prove è addirittura un filo più piccolo di quello della corsa. Ad ogni modo il vano è regolare, ben sfruttabile, ben rifinito e totalmente rivestito in moquette, con gli schienali che scendono 40-60. La soglia è alta, 78 cm, non sono pochi, ma ampiamente nella media della categoria. Quindi adesso rispondo a tutti quelli che si chiedono se la Mokka potrebbe essere l'unica auto per famiglia. Se avete bambini ancora piccoli, la risposta è no. Da qui invece si gode di tutta la nuova modernità Mokka. I due schermi più grandi, 12 e 10 pollici, sono optional, 850 euro di serie sono da 7. La posizione di guida è alta, la plancia quasi ti abbraccia, ci sono tante regolazioni per il volante e per il sedile, ma quella dello schienale qui dietro è un po' scomoda da raggiungere. Avete notato la leva del cambio praticamente annegata nel tunnel? L'effetto scenico è garantito, la praticità un po' meno, ma poi si fa l'abitudine, anche a prenderla con sole due dita. Ma la cosa che onestamente ho trovato meno pratica di tutte è avere il tunnel centrale in piano black, perché una zona di contatto ci capiti spesso su con la mano e a parte le ditate o la polvere che si accumula, bisogna stare attenti ai graffi, con gli anelli, i braccialetti, gli orologi. È un attimo, è una zona davvero molto delicata. Poi mi sarebbe piaciuta una copertura ad occultare questo vano. Ad ogni modo però c'è il bracciolo centrale con un pozzetto bello pronto. Nel complesso però l'abitacolo è ben assemblato, anche se le plastiche sono tutte rigide, anche qui in alto. Tutte le tasche non hanno il rivestimento antirumore, fatta eccezione per lo scomparto wireless dove si ricarica il cellulare, 150 euro. Le guarnizioni delle porte sono di buona fattura e comprendono anche il labbro alla base, il quale evita che il brancardo si sporchi. Ho apprezzato la volontà di Opel di lasciare i tasti fisici per il clima e la rotella del volume, piccolezze che nascondono una grande praticità.
sotto, come ormai saprete, c'è la nuova piattaforma modulare CMP, condivisa anche con Peugeot 2008 e DS3 Crossback, che ha portato motori benzina, diesel, ma anche full electric, però le ha fatto perdere la trazione integrale. A detta di Opel, però, ormai erano pochi i clienti che la ordinavano così. Qui davanti, dentro il cofano, il 1200 turbo benzina, 3 cilindri, da 131 cavalli e 230 Nm di coppia, ma più che i numeri, è questo suo bel caratterino a fare la differenza nell'uso quotidiano. La sua dote più spiccata? Sicuramente l'elasticità. Ecco perché sembra davvero più sportiva, più reattiva e più pimpante di quanto poi non dica il cronometro, poco meno di 10 secondi nello 0-100, questo è il tempo da noi rilevato. Se da una parte questa indole lievemente sportiveggiante di questo 3 cilindri convince, dall'altra si paga un po' pegno alla voce consumi. In autostrada, inutile dirlo, se fate tanti chilometri la scelta giusta è ancora il gasolio. Migliora un po' in statale, dove si accarezzano i 17 km con un litro. In città invece i nostri rilevamenti hanno misurato 13,9 km con un litro di benzina. Tra le curve è bello giocare con i pedal al volante. Si tratta di un cambio automatico, ma non è un doppio frizione, ma un automatico con convertitore di coppia. Secondo me è la scelta giusta per il massimo comfort. Ma nonostante questo, quando poi viene chiamato in causa con un certo brio, devo dire che risponde sempre bene, puntuale, preciso, ma senza far sentire l'innesto dei rapporti. Bisogna invece fare l'abitudine, magari quando si fa manovra velocemente, che nei passaggi tra D ed R bisogna insistere qualche decimo di secondo in più, prima che il rapporto sia innestato. Sono un po' piccoli, va detto, anche i tasti intorno al cambio, per la posizione parking o magari per selezionare e la modalità manuale. L'estetica però prima di tutto. Qui su queste curve a memoria ricordo sterzi più precisi e fedeli nel trasmettere quello che accade sotto le ruote. Per esempio quello della Ford Puma, per dirvene una. Ad ogni modo, la Mokka 2.0, più che sul dinamismo puro, io direi che lei punta sull'essere rassicurante, a farti sentire tranquillo anche nelle manovre d'emergenza, dove è sempre facilmente gestibile grazie anche ad un'elettronica tarata a puntino. E questa sensazione di sicurezza passa anche attraverso l'impianto frenante a 4 dischi, forte di un pedale dalla bella consistenza, che non va in crisi anche dopo ripetute frenate. Solo sui fondi ad aderenza differenziata, i nostri rilevamenti hanno misurato un certo allungamento degli spazi d'arresto. Alla guida ci si accorge che lei punta molto sul comfort. Anche tanti chilometri in autostrada non spaventano. L'isolamento acustico è molto efficace. Semmai a voler fare proprio i pignoli è nell'assorbimento dei colpi più secchi, che il ponte torcente al posteriore rimanda qualche colpo al fondo schiena. Va bene la Mokka, ma se siete indecisi sulla scelta, qui serve una carrellata sulla concorrenza. Ma vi avverto però, non sarà breve. Le tedesche: Volkswagen T-Cross, Audi Q2, Seat Arona, Skoda Kamiq. Dalla Francia: Renault Captur, Peugeot 2008, DS3 Crossback, Citroën C3 Air Cross. Le italiane: Fiat 500X e Jeep Renegade. Dal Giappone: Mazda CX-3, Suzuki Vitara e la Nissan Juke. Le coreane: Hyundai Kona, Kia Stonic, SsangYong Tivoli. A stelle e strisce si fa per dire la Ford Puma. A questo punto ditemi cosa scegliereste e perché, e scrivetelo qui sotto nei commenti.